Buonasera e benvenuti a tutti a questo primissimo appuntamento della serie webinar Investire in Startup. Siamo molto felici di aver dato vita a questa seconda edizione che è nel programma Sprint Lab 2021 di questa serie che già l'anno scorso è stata veramente molto importante per tutto il panorama pugliese. Questa serie si compone di tre appuntamenti, con questo che è il primo, in cui abbiamo un ospite d'eccezione che è Marco Nannini, imprenditore e business angel, che in questo primissimo appuntamento ci parlerà del tutto l'ecosistema startup e della figura importantissima del business angel. Tra pochissimo gli daremo la parola e soprattutto ci tengo a ricordarvi anche i prossimi due appuntamenti di questa serie che si svolgeranno il prossimo martedì 13, in cui avremo Giovanni De Caro che ci parlerà di valutazione delle startup e negoziazione in ambito investimento, e il 20 luglio in cui avremo Milena Prisco che ci parlerà degli accordi e degli strumenti finanziari per poter concludere una contrattazione di investimento. Quindi io do innanzitutto il benvenuto a Marco. Ciao Marco, benvenuto. Ah, buongiorno a tutti, buonasera, anzi. Ciao Marco, io ti lascerei la parola e il palco soprattutto e auguro a tutti una buona visione. Grazie Gloria, grazie a tutti, benvenuti. Vedo che stanno entrando ancora qualche persona. Allora, io intanto vi condivido lo schermo, così così avete modo di vedere la presentazione. Gloria, mi confermi che vedete, giusto? Sì, la vediamo perfettamente. Perfetto. Ok. Benissimo, allora io inizierei e partirei con raccontarvi un attimo di cosa parliamo oggi. Oggi vi parlo, faccio un po' un'infarinatura generale di quello che è il mondo dell'angel investing, quindi parleremo di che cos'è una startup, degli ecosistemi, quali sono le fasi di sviluppo. Differenza fra un investitore privato e un investitore istituzionale, quali sono i criteri di selezione dell'investimento. Vi dirò anche qualcosa sugli incentivi fiscali per gli investitori, anzi questa me la lascerò come ultima considerazione e parlerò un po' anche dei trend topic dell'investimento in questo periodo. Prima di parlare di queste cose, mi sembra giusto raccontarvi chi sono. Io sono nato nel 66 a Milano, mi sono laureato in Bocconi in economia politica, ho fatto per 5 anni il ricercatore e poi dalla ricerca sono passato sia in un'università che in un'altra società di consulenza e poi sono passato alla consulenza vera e propria in grandi società di consulenza come Boston Consulting Group, Roland Berger, eccetera, dove mi sono tendenzialmente occupato soprattutto di telecomunicazioni e media. Poi per 2 anni ho fatto il CEO di un team di Coppa America e nel frattempo ho iniziato la mia attività da business angel. Come la maggior parte dei business angel ho iniziato senza sapere che stavo facendo angel investing, anche perché 10 anni fa in Italia era un mercato molto poco conosciuto, non c'erano incontri come questo in cui si raccontava che cos'è il mestiere, chiamiamolo così, dell'angel investing, e era tutto un po' più nuovo. Quindi uno iniziava a investire in startup e poi scopriva che era un vero e proprio mestiere, che aveva le sue regole, che aveva i suoi appunto regole del gioco. Cosa ho fatto in questo periodo? Ho fatto più di 30 investimenti in diversi settori. Sono entrato prima in un gruppo che si chiamava Italian Angels for Growth, un gruppo di business angel. Il più vecchio che c'è in Italia e anche il più grande, di cui sono stato il managing director per 2 anni e per 3 anni sono stato il presidente del comitato di screening. Poi ho avuto un'esperienza internazionale perché sono diventato socio di Tonic, che è un gruppo di business angel internazionali che si occupa di impact investing. E poi ho fondato prima all'interno di Impact Hub. Una cosa che non ho detto, io sono uno dei socio di riferimento e l'amministratore delegato di Impact Hub Milano, che oggi in realtà non è più solo Impact Hub Milano, ma ha 3 sedi, Milano, Torino e Firenze. E abbiamo creato un gruppo di business angel all'interno di Impact Hub, che si chiama Impact Angels,
nel 2017. Poi nel 2018, a fine 2018, abbiamo fondato Angel for Women, che è un gruppo di business angel, donne che investe in startup al femminile. Prima ho visto che anche fra di voi la maggioranza sono uomini, ma ho visto qualche donna e la cosa mi fa molto piacere, e poi ve la spiegherò perché. E poi l'anno scorso abbiamo creato Angels for Impact, che è nata dalla fusione del gruppo Impact Angel, fondato nel 2017, e un altro gruppo che si chiamava Angels for Innovation, che era presente nel territorio milanese. Li abbiamo fusi insieme, siamo diventati una sessantina, e da lì siamo cresciuti. In un anno siamo diventati 80 business angel, e ci occupiamo appunto Angels for Impact, come dice il nome stesso, guardiamo molto all'impatto. RCG Advisor è la mia società, ho ovviamente un portfolio di investimenti e un portfolio di imprese, perché appunto Milano, Torino e Firenze sono insieme, più ho altre due società che si chiamano Most Director, che non considero degli investimenti in startup, perché sono delle imprese sulle quali io ho intenzione di continuare a svolgere il mio lavoro da imprenditore, mentre dall'altra parte ho un portafoglio di puro investimento. Poi vabbè, la società fa anche strategie, investimenti, advisoring, M&A e quant'altro. Questo per raccontarvi un po' chi sono e perché oggi vi parlo dell'angel investing. Facciamo un po' di cronistoria, non vi preoccupate, non voglio che le sappiate a memoria questi punti. Però è importante capire come è nato tutto il segmento dell'angel investing e delle startup innovative in Italia. Allora, nel 2012 è nata il primo atto, che è appunto stato quello che mi è stato chiamato Startup Act. Viene creata la forma di startup innovativa. Cosa voleva essere la startup innovativa? Una tipologia di impresa che ha delle caratteristiche particolari, fra cui anche il fatto di avere un business model innovativo, da qui il nome innovativa, alle quali si voleva dare la possibilità di crescere in un ambiente più favorevole rispetto alle normali pastoie burocratiche, passatemi il termine, in cui uno deve infilarsi quando inizia a fare impresa. Quali sono le caratteristiche che la caratterizzano, appunto? Deve essere una realtà molto molto piccola, quindi un uovo costituito da non più di 5 anni, con un fatturato sotto i 5 milioni, non deve essere quotata, non può distribuire gli utili, perché la logica è ti sto aiutando e quindi non devi guadagnare dal fatto che ti sto aiutando, non deve essere risultato di fusione, perché o scissione o cessione di ramo d'azienda, perché altrimenti tutte le società avrebbero creato la nuova startup innovativa, e deve avere un'innovazione tecnologica. Può avere una qualsiasi forma, quindi società di capitali, società cooperative e quant'altro, però deve essere una società, quindi non può essere una società di persone. E soprattutto deve avere tre caratteristiche. Spese in ricerca e sviluppo, con certi criteri, impiega personale altamente qualificato, e anche qui ci sono gli altri criteri, quindi un terzo dottore di ricerca o due terzi laurea magistrale, ed è titolare o depositario o licenziatario di un brevetto o di un software registrato o comunque di una forma di protezione dell'idea intellettuale. A questo tipo di soggetto gli sono state date delle agevolazioni. Quali sono le agevolazioni principali che sono state date? Varie cose. Un contesto normativo su misura, fra cui, qui era al primo posto, una delle cose più importanti, la costituzione online è gratuita, che come sapete, come forse sapete, qualche mese fa i notai laziali hanno impugnato questo procedimento davanti al TAR il TAR gli ha dato ragione al momento, quindi ha accettato questo ricorso, quindi al momento non è più possibile fare le costituzioni online gratuite, perché i notai si sono ovviamente arrogati il diritto di continuare a perseguire questa cosa. Arrogati, lo dico con un po' di dispiacere, perché ovviamente il notaio non guadagna da aver creato una startup.
o da aver creato un'impresa. Il notaio dovrebbe guadagnare dal fatto che quell'impresa, se va bene, farà probabilmente negli anni successivi 3 o 4 aumenti di capitale, e facendo degli aumenti di capitale deve giustamente andare dal notaio. L'atto della Costituzione era veramente un modo per dire: se ci vuoi provare, provaci facilmente e velocemente. E aver perso questo è un po' un peccato, anche perché, fra l'altro, la legislazione europea va in altra direzione. Poi tutta un'altra serie di cose, vedete qua: esonero dei diritti camerali, una disciplina societaria flessibile, un ripianamento delle perdite più facile. Se si perdono, non vanno ripianate subito le perdite, anche se si supera il capitale sociale. Maggiore facilità alla compensazione IVA, una disciplina del lavoro su misura col work for equity, l'Italian Startup Visa per attirare capitali o attirare startup dall'estero. In più, alcune soluzioni per l'accesso alla finanza. Il mondo dell'equity crowdfunding, che è nato insieme alle startup innovative, incentivi all'investimento, dopo ne parliamo un attimo, anzi poi magari ne parliamo alla fine, il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per le startup innovative, che garantisce sostanzialmente una startup innovativa può andare a richiedere in banca un finanziamento, e questo finanziamento è garantito al 90% dal fondo di garanzia, e solo sul 10% possono essere richieste garanzie reali, garanzie personali, non garanzie reali. E poi tutto il mondo Invitalia, Smart and Startup. Di recente c'è stato, è uscita un nuovo incentivo che si chiama Smart Money, eccetera. E dopo la fase di startup, due possibilità. Come tutte le startup devono poter o crescere velocemente o fallire velocemente. Non c'è niente di peggio che una startup che rimane startup per 8 anni, ok? Se devi fallire, fallisci in fretta. Per fallire in fretta è importante che anche la disciplina sul fallimento fosse agevole, e quindi c'è tutta una, diciamo, mondo più tranquillo in cui il fallimento della startup innovativa non è equivalente a un fallimento di un'impresa normale. Non entro nei dettagli, magari c'è qualcuno di voi che ne sa molto più di me, eccetera. Per assonanza, se qualcuno lo conosce, è molto più simile al mondo del Chapter 11 americano, che è una sorta di: ragazzi, sto fallendo, chiudiamo tutto, mettiamoci d'accordo, piuttosto che: oddio, sono fallito, chissà cosa succede e non posso neanche votare il prossimo anno. Oppure, se dopo la startup sta andando bene, può diventare una PMI innovativa, continuando a godere di alcune agevolazioni, ma diventando una PMI. Insieme scusate che non vedo una cosa, ecco qua. Quante sono le startup innovative oggi in Italia? Sono oltre 12.000. Sono veramente 12.000 le startup innovative? Perché uno direbbe: caspita, che mercato potenziale interessante. In realtà lì dentro c'è un po' di tutto, perché come sempre le regole che sono state date erano per cercare di identificare i paletti, no? Per cercare di identificare una tipologia di impresa che adottasse il modello startup all'americana, poi ve lo racconto cosa si intende, ma come spesso accade c'è chi ha aggirato l'ostacolo e ha utilizzato il recinto, i paletti di quel recinto, per infilarsi anche se non è una startup. Quindi, sempre così, giusto per fare un po' di colore, si dice sempre che lì dentro ci sono sempre anche un sacco di pizzerie. Non è vero, ma giusto per capirci, ci sono realtà che non hanno nulla a che fare con le startup, ci sono società di consulenza che mai saranno delle startup, per esempio. Però diciamo che è una buona proxy, così come ci sono alcune reali startup che non sono dentro al registro delle startup innovative, perché magari non hanno un brevetto, o perché magari il registro delle imprese, perché uno si iscrive a un apposito registro delle imprese, delle startup innovative, appunto, ha deciso che il contenuto o l'oggetto sociale non era abbastanza innovativo. Su quali criteri non si sa, ma comunque questo è. Diciamo che comunque è una buona proxy di quello che è il mercato, il fermento del mercato.
La maggiore concentrazione si trova in Lombardia col 27% e in particolare a Milano col 19%, la seconda regione è il Lazio. E qui è da segnalare che il Sud Italia purtroppo è stato un po' indietro, ha un po' recuperato negli ultimi anni, se uno guarda i trend rispetto proprio all'inizio ha sicuramente recuperato, però ancora purtroppo non gode cioè, non sembra avere innestato bene questo volano, questo motore possibile, anche se ultimamente le cose stanno cambiando. Startup a prevalenza femminile, ossia in cui le quote di possesso e le cariche amministrative sono detenute in maggioranza da donne, sono solo il 13,1% del totale, e questo è veramente un peccato. A prevalenza giovanile sono il 19,3% del totale. Questo ha dimostrazione che il mito della startup fondata dal diciottenne è più un mito che altro, cioè ci sono un sacco di startup valide che vengono fondate anche da persone molto senior. Il numero di soci ha un valore di medio di 4,78 con un valore mediano intorno a 2. Questo magari poi lo riprendiamo dopo, è un punto importante se pensiamo a 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, le aziende venivano fondate dal fondatore o al massimo era lui col fratello o la sorella. Oggi invece non capita quasi mai, e da investitori vi sconsiglio di investire in una startup fondata da una sola persona. Perché questo? Perché è difficile oggi che una sola persona abbia tutte le competenze per competere in un mercato che è sempre più complesso e ha bisogno di tanti tanti aspetti per poter avere successo. Come vedete, questo cancella un po' un altro pezzo dello storytelling, che le startup creano occupazione. Lo vedete voi, hanno un numero di dipendenti medio di 3,09, un valore mediano di 1, vuol dire che se guardo sopra il numero dei soci sono 4,78, il numero di dipendenti 3,09, manco si autoimpiegano. Se considero il valore mediano, idem, no? Quindi vedete bene che in realtà le startup nei primi anni di vita non creano occupazione, però c'è uno storytelling dietro. E sicuramente creano, diciamo così, auto-occupazione. Questo è un po' le startup. Cosa è successo agli investimenti? Il trend degli investimenti, ho lasciato fuori il 2020, anche perché, a parte che ci sono dati ancora un po' contraddittori, ma il 2020, un po' per il Covid, un po' per mille altri motivi, è un anno un po' strano, per cui consideriamo, vediamo un po' il trend che abbiamo avuto fino al 2019. Vedete che rispetto a quello che veniva investito nel 2015, 2016, 2017, che bene o male era più o meno stabile intorno negli ultimi anni ai 150 milioni di euro, gli anni precedenti troviamo numeri ancora più bassi. Di colpo nel 2018 finalmente si è avuto un boost che ha continuato nel 2019 e che si spera continui nel 2020-2021. Quindi sicuramente c'è un trend in crescita, sicuramente adesso si parla di più di investimenti in startup, e questo è dovuto a due fattori. Uno, che finalmente lo Startup Act è andato a regime, cioè è partito a fine 2012. Ora che le startup sono partite, sono arrivate a raccogliere capitali, a fare i secondi round, eccetera, ci volevano quei 4-5 anni di storia per poter dare un po' di boost. Seconda cosa, negli anni precedenti, quindi 2015, 16, 17, se voi avete avuto modo di investire nei mercati finanziari, avete visto bene che ormai c'erano due fattori che erano sempre meno veri. Uno, non c'erano più investimenti cosiddetti sicuri, in cui metto lì, guadagno poco, ma guadagno sempre e soprattutto non perdo il capitale, ormai non più vero. Così come non c'erano dei rendimenti
validi, no? C'è stato il monetario in alcuni momenti, c'è stato l'azionario, c'è stato l'obbligazionario, ci sono stati dei periodi in cui hanno dato dei buoni rendimenti, ormai non davano grandi rendimenti. Quindi chi si occupava di gestire i patrimoni, chi si occupava di gestire ingenti capitali, ha capito che finalmente se voleva avere dei ritorni degli investimento importanti, doveva investire in un capitale di rischio, il capitale di rischio per eccellenza è il venture capital, e quindi finalmente si è investito in startup. In più c'è tutta un'agevolazione fiscale che è entrata in vigore e che è sicuramente ha dato un boost anche da quel punto di vista. Un pezzo importante è il mercato del crowdfunding. Il mercato del crowdfunding, che è nato appunto insieme allo Startup Act, è nato un po' in sordina e poi, come vedete, nel 2019 ha avuto una crescita esponenziale. Quindi circa 65 milioni di euro investiti, un mercato molto interessante. Qui dentro nel crowdfunding, in questi 65 milioni, non ci sono solo investimenti in startup, ma sicuramente è stata una leva molto, molto interessante. Di questo, infatti, il 75% è mondo startup, il 25% invece è crowdfunding legato al cosiddetto mondo del real estate, perché da un anno a questa parte, un paio d'anni a questa parte, si è aperto anche il mercato di chi fa attività immobiliare in crowdfunding, che infatti è la parte che ha avuto una crescita più elevata. Ecco, oltre a essere cresciuto come numero, è anche cresciuto come offerta. Sono 140 le società finanziate, vedete che ci sono alcune società che hanno raccolto in crowdfunding anche quasi oltre 3 milioni, 3 milioni e mezzo. 21 in particolare hanno raccolto più di 1 milione e 6, ben 6 hanno raccolto più di 2 milioni. Se guardiamo al passato, solo 7 avevano raccolto più di 1 milione e una sola aveva raccolto più di 2 milioni. Quindi vuol dire che non solo non solo più ci sono più investitori, ma le stesse startup raccolgono più soldi in crowdfunding, mentre all'inizio il crowdfunding sembrava adatto solo a se devi raccogliere 100-200 mila euro, prova il crowdfunding. Invece vedete bene che si possono raccogliere parecchi soldi. È aumentato anche il bacino degli investitori in crowdfunding, erano 9.000, quindi sono raddoppiati da 2018 al 2019. Sulle singole campagne sono aumentati e con un investimento medio che però è sceso, quindi è andato un po' in controtendenza. Anche il numero di piattaforme è cresciuto, le piattaforme sono di più, queste sono in realtà le piattaforme attive, perché in realtà il numero di licenze di crowdfunding credo siano intorno a 27-30, però in realtà quelle attive sono circa 18. Parlato di crowdfunding, parliamo dei business angel. Come è fatto un business angel? Chi siete voi che siete qua ad ascoltare? Così vediamo se vi ritrovate. Il tipico business angel italiano, questa è una ricerca che fa, una survey annuale che fa IBAN, questa è quella del 2019, quella del 2020, non l'hanno ancora comunicata, però non è che cambino molto i numeri. Il tipico business angel ha fra i 30 e i 50 anni, è un uomo e vive nel nord Italia. È affiliato o a IBAN, che è l'associazione nazionale, o a uno dei suoi ban territoriali, oppure a un club di investitori, quindi quelli che vi citavo prima. Le donne investitrici sono cresciute dal 4% al 17% del 2018 e ci fa piacere dire che siamo parte di questa crescita. Con il nostro gruppo, ovviamente. Ha un patrimonio immobiliare inferiore ai 2 milioni di euro e investe meno del 10% del patrimonio, questo per circa il 70% del campione, in operazione di angel investment. Come vedete, non stiamo parlando di mega milionari che investono miliardi di dollari come è nello storytelling americano. Stiamo parlando di persone che, per carità, sono benestanti, non stiamo parlando
del piccolo risparmiatore, sono persone benestanti, che però fanno un investimento limitato, quindi meno del 10% del proprio patrimonio. Stiamo parlando di 100.000 euro, 200.000 euro, ok? Il patrimonio di partenza è composto in media da due aziende investite, quindi si parte, si dice, si comincia a essere dei business angel quando si hanno almeno due startup investite. Non so se vi siete ritrovati, però. Come si fa a investire in startup? Abbiamo parlato del crowdfunding, quindi potete andare su una piattaforma di crowdfunding e decidere di investire. Potete essere un business angel, dopo vediamo come funziona. Ci sono altri modi per investire in startup? Certo, l'angel investing è un pezzo, ma io posso anche decidere di investire in asset che investono in startup, tipicamente in un fondo di venture capital. Quindi io non decido io su cosa investire, ma vado a dare dei soldi a un fondo che investe in un certo target di tipologia di startup, do i soldi, mi do un commitment, il fondo investe tipicamente per 5 anni, poi ha 5 anni per disinvestire. Se hanno lavorato bene, abbiamo un ritorno dell'investimento dopo 10 anni. Ovviamente in questo caso l'investitore è completamente passivo, ha solo scelto a quale fondo dare i soldi, ma non dà nessuna possibilità di decidere su quale startup investire. Proprio non le vede neanche, gli viene comunicato una volta all'anno su che cosa è stato fatto. Una volta all'anno, più volte all'anno, però insomma gli viene comunicato quello che è stato deciso di fare, cioè il fondo è completamente autonomo nella sua scelta. Esistono poi dei veicoli, cosiddetti veicoli di investimento. L'investitore tipicamente non è coinvolto nelle scelte di investimento, ma può supportare le startup col proprio know-how. Ad esempio, c'è degli esempi tipo Club Italia Investimenti o la holding che sta dietro a Boost Heroes. Ognuno ha questi veicoli, ha delle regole di investimento. Fondamentalmente io investo nella holding e la holding poi ha delle regole per investire. La regola di Club Italia Investimenti era un fondo cosiddetto stupido, nel senso che aveva una regola che diceva che coinvestiva in tutti gli investimenti di alcuni incubatori preselezionati, quindi se l'incubatore investiva loro facevano il matching, punto, e non si decideva niente, mentre Boost Heroes è un fondo che è una holding di investimento, un veicolo di investimento che invece ha un suo comitato di investimento, di volta in volta decide se investire o non investire. Un altro modo per investire in startup sono i cosiddetti club deal di supporto agli acceleratori. Noi lo facciamo spesso. L'investitore è coinvolto in questo caso sia nella scelta delle startup che vengono accelerate, e inoltre può svolgere il ruolo da mentor, quindi ha un ruolo veramente attivo. Quindi è sì un investimento in un pool, perché nel caso, ad esempio, come lo facciamo noi, il club deal di supporto al nostro acceleratore. Uno mette un chip e investe in 5 startup che vengono accompagnate dall'acceleratore, ma è con noi nel comitato di investimento ed è con noi anche come mentor, accompagna le startup, quindi è sicuramente molto più coinvolto. Faccio un passo indietro. Prima vi ho parlato di startup innovative, che non tutte sono reali startup, alcune sono imprese, eccetera. E qui la gente comincia ad avere un po' di confusione in testa, perché purtroppo usiamo dei termini inglesi e nel termine inglese ognuno giustamente lo interpreta un po' in base a quello che conosce. Startup vuol dire fase iniziale, quindi viene istintivo pensare che la startup sia l'inizio. Ma negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone, con la definizione startup non si vuole identificare la fase iniziale di un'impresa, ma si vuole identificare un tipo di modello di business molto particolare che viene appunto definito startup. Qual è questo modello particolare? È un modello che prevede una crescita esponenziale, un tasso di successo molto basso, fra il 10 e il 20%, richiede ingenti capitali per poter finanziare questa crescita esponenziale.
e per questo li può richiedere solo tramite equity, ok? Perché non c'è nessuna banca che è disposta a esporsi così tanto a finanziare una crescita esponenziale che brucia cassa, ok? La startup non genera dei flussi di cassa positivi normalmente nei primi anni. Ovviamente ci sono tanti altri modi per definire una startup, il fatto che cerca un modello scalabile, che sia internazionale, che abbia un'innovazione disruptive, che voglia diventare monopolista nel proprio territorio, eccetera. Però dal punto di vista del modello di business, pensate a questo, deve essere un qualche cosa che quando vedete la sua curva dei ricavi è la classica curva, no? A banana si dice, hook, a gancio, cioè una curva esponenziale, parto piano e immediatamente parto forte, cioè cresco in maniera molto molto forte. Un'impresa invece, sia che sia nella fase iniziale, sia che sia nella fase dopo, ha una crescita tendenzialmente lineare, per carità può avere anche dei tassi di crescita importanti, ma comunque tendenzialmente lineari. Ha un tasso di successo molto più elevato. Perché? Perché si sostiene la crescita col proprio business e quindi genera intorno al 40-60%, ha bisogno di minori capitali iniziali e proprio per il suo modello di crescita lineare di autofinanziamento può andare a chiedere soldi a debito e quindi tipicamente una banca è disposta a finanziarlo. Considerate poi che l'impresa tradizionalmente fa un opera in un settore tradizionale che quindi la banca capisce e quindi gli è più facile dare il debito, mentre una startup teoricamente sta andando a cercare dei modelli di business nuovi nei cosiddetti prati verdi, cioè nello sconosciuto, no? Pensate a 20 anni fa quando si parlava di vendita e-commerce, se andavate in banca a parlare di e-commerce dicevano di cosa stai dicendo, no? Quindi era anche difficile per una banca dire ok, metto i soldi su questo pazzo visionario. Quindi ricordatevi questo, la startup non è la fase di startup di un'impresa, sono due modelli completamente diversi. Noi come angel investor ci occupiamo delle startup e non delle imprese. Il ciclo di vita di una startup è caratterizzato da diverse fasi che hanno un rischio associato molto differente. Mi spiace, ma userò tantissime parole inglesi oggi e le sentirete usare tantissimo. Non perché non ci sia un corrispettivo, si potrebbe trovare un corrispettivo, ma siccome è un settore che è dominato da chi fra virgolette l'ha inventato, quindi dal mondo anglosassone, viene normale utilizzare i termini inglesi. Quindi le varie fasi di sviluppo sono il pre-seed, il seed, l'early stage, growth e l'expansion. E vedete che qui ho messo tre curve esemplificative. Ho una curva degli investimenti che all'inizio crescono, cioè sono piccoli e poi crescono esponenzialmente. Le vendite che partono, vendite o qualsiasi altra proxy. Vendite potrebbe essere il numero di clienti, cioè qualsiasi altra proxy di come sta andando il business, che ovviamente nelle prime fasi io sto investendo soldi ma non ho niente perché sto ancora costruendo il prototipo, sto costruendo la piattaforma, sto facendo una formula in laboratorio o quant'altro. Poi man mano cominciano le vendite e dall'altra parte ho una curva del rischio che inizialmente in fase pre-seed è enorme, infinito, il rischio è altissimo e man mano che la startup va avanti nelle sue fasi si abbassa questa curva del rischio. Sapete che il concetto dell'investitore è sempre rendimento-rischio, no? Cioè ad alto rischio dovrebbero corrispondere alti rendimenti, a basso rischio bassi rendimenti. Ma oltre appunto il rendimento, c'è anche un'altra cosa che caratterizza il rischio, che sono chi investe in quella fase, perché ogni tipologia di investitore ha una sua tipologia, un suo profilo di rischio. In fase pre-seed, chi investe in una fase, chi potrebbe investire in una fase che ha un rischio altissimo? Solo capitale proprio, il vostro proprio capitale, chi, la startup, che l'imprenditore che dice ci metto i miei soldi, oppure quello che viene chiamato family and friends, oppure come spesso viene detto le 3F,
family and friends and fool, quindi pazzi, no? Quindi familiari, amici e pazzi, perché solo un pazzo può investire in fase pre-seed, perché la possibilità di insuccesso è altissima, ok? Dopo questa fase, nella fase che va fra il seed e l'early stage, è tipicamente la fase dell'angel investing. Come vedete, la curva, pur avendo un tasso di rischio ancora molto molto elevato, cala drasticamente successivamente, e c'è un bilanciamento anche sul tipo di capitale che io devo dare, cioè family and friends e own capital. È vero che è rischio altissimo, ma la quantità di soldi di cui ha bisogno la startup è tendenzialmente molto bassa. Man mano che mi sposto verso destra, la quantità di soldi di cui ho bisogno diventa molto più elevata. Qui entrano gli angels, poi entrano i venture capital, e poi i cosiddetti big venture capital e venture capital expansion, e poi IPO, quindi quotazione in borsa, piuttosto che mondo del private equity, perché entriamo in un altro mondo. Questo è la teoria, ok? In realtà le figure sono molto ibride, specialmente in un mercato come quello italiano. Cioè, se voi andate negli Stati Uniti, voi trovate esattamente dei VC che si collocano in quella fase, dei big VC che si collocano esattamente nella fase dopo, eccetera, eccetera. Gli angels assolutamente non sbordano oltre i loro confini, non vanno a prendere cose in pre-seed, non vanno nel growth, eccetera. In Italia, soprattutto negli anni passati, adesso man mano si sta vedendo un allungamento della cosa, una distinzione reale fra i vari soggetti, ma quando, non so, YAG è nata, era l'unico che dava soldi, per cui YAG, gruppo di business angel, nel 2012 investiva con quei due venture capital che esistevano. Quindi sia YAG che gli altri gruppi di venture capital investivano nello stesso momento, nello stesso deal, insieme, quindi coinvestivano, quindi assolutamente avevano un profilo di rischio identico, e tendenzialmente non era né il profilo di rischio del VC ma neanche quello dell'angel, anzi spesso strabordavano verso il seed. È chiaro che adesso invece si sono posizionati nella posizione corretta. Cos'è quindi questo angel investing? Come lo si può definire? È semplicemente l'investimento da parte di una singola persona o di un gruppo di individui in una startup. Il business angel è quel soggetto che investe risorse personali, economiche ed expertise, non dimentichiamocelo, dopo ne parlo meglio, quindi non solo soldi, in una startup per supportare la crescita in ottica di ritorno sull'investimento. Dico non solo soldi perché normalmente si dice che in quella fase, che è la fase dell'early stage, l'investimento, avere un investimento da parte di business angel mi porta non solo money, ma smart money, cioè i soldi intelligenti, perché mi aiutano a fare un sacco di cose, dopo vediamo cosa. Gli angel group non è che una naturale evoluzione, cioè il business angel da solo dopo un po' si rende conto che ha bisogno di altri con cui investire, e quindi tendenzialmente si unisce in gruppo convergendo le proprie risorse verso un unico investimento mirato. Quali sono i vantaggi di un angel group? Avere accesso a un maggior numero di deal, perché ovviamente c'è una struttura che li analizza, c'è un processo di investimento facilitato, perché comunque c'è qualcun altro che aiuta e vi guida, eccetera, ma soprattutto c'è condivisione di expertise. Io quando ho iniziato a fare il business angel mi sono reso conto che nei primi mesi, bene o male, mi arrivavano sempre le stesse cose, cioè non stesse, mi arrivavano cose sempre nello stesso ambito, che era l'ambito in cui io avevo delle competenze. Io avevo detto, venivo dal mondo del telco, dei media, e tendenzialmente arrivavano da quel settore. Quando mi è capitato di vedere delle cose diverse, ad esempio biomedicale, mi sono reso conto che non avevo alcuna competenza per valutarle. Però mi rendevo conto che perdevo un pezzo del mondo, no? Cioè avevo solo alcune expertise, non avevo expertise, no? Non ero un tuttologo, e quindi mi stavo perdendo una parte del mondo. E quindi ho detto, ma come fare? Ho capito che c'erano dei gruppi, mi sono entrato in un gruppo, e effettivamente
ho cominciato a fidarmi degli altri. Perché? Perché quell'altro di fianco che ha dell'expertise sul biomedicale ci stava mettendo i suoi di soldi, non era semplicemente uno a cui io chiedevo un'informazione. Perché è chiaro che io potevo prendere il pitch di una startup biomedicale, andare da uno che ne sapeva e dirgli cosa ne pensi, e questo mi diceva, ma no, interessante, però io non sapevo se lui ci avrebbe scommesso i suoi soldi. E anche se mi diceva di sì, non, magari non ce li scommetteva. Mentre invece avere il vostro compagno di banco durante il pitch, che è un esperto di un altro settore, che scommette su quella cosa, vi fa pensare che forse è una cosa interessante su cui investire. Infatti, dall'analisi sempre di IBAN, l'83% degli investimenti viene operato con forme di coinvestimento, solo il 17% opera come singolo, quindi o in club o in gruppi di business angel o in crowdfunding, ma sempre insieme. Dicevo, sono smart money perché porto soldi, ma porto anche esperienza. Chi fa impresa, magari la prima impresa che fa, si trova a dover fare una serie di decisioni strategiche, assumere nuove figure, eccetera. Il business angel ha investito in diverse startup che hanno fatto gli stessi passaggi, può aiutare con la sua esperienza, oppure l'ha fatto anche da imprenditore a sua volta. È un po' lo psicologo del founder, no? È un po' lo supporto dell'imprenditore. Se qualcuno di voi fa l'imprenditore ed è da solo e non ha un socio, sa bene quanto è difficile prendere decisioni quando si è da soli, o comunque se anche sei in un team, ci sono dei momenti in cui si dice vado di qua o vado di là, perché se vado di qua magari va bene, ma se va male tutto. E di là è stesso discorso, quindi avere qualcuno che supporta in queste fasi può essere molto, molto importante. E infine fundraising, perché se una startup si porta dentro dei business angel, i business angel vivono in un mondo che è fatto di investitori e quindi hanno contatti con altri fondi di venture capital, con altri business angel, hanno accesso al mondo del capitale molto di più di una startup e quindi è più facile che poi la startup possa attrarre. Inoltre, il fatto di aver fatto entrare un business angel in una fase iniziale fa vedere di buon occhio da parte del venture capital, perché c'è qualcuno già che ci ha scommesso. Ok? Quali sono le regole dell'angel investing? Non sono tante, sono abbastanza banali, se volete, quando ve le racconto. La prima cosa è: dedicate all'angel investing solo una parte del vostro capitale. L'ho detto all'inizio, il tasso di rischio, il tasso di fallimento è molto molto elevato, perché solo il 10-20% hanno successo. Cosa vuol dire? Che le altre falliscono tutte? No, non necessariamente. Ce n'è una quota, un 30-40%, che non falliscono, ma drammaticamente per voi come investitori diventano delle imprese. Diventano delle imprese che magari fanno 2-3 milioni di fatturato, in cui voi avete il 2%. Fanno anche magari 100.000 euro di utile, ma se voi ci avete investito 100.000 euro, vi sfido a rientrare del vostro investimento col vostro 2%. Cioè, forse i vostri nipoti vedranno qualche soldo. Quell'imprenditore, peraltro, sta bene così, non ha nessun interesse a farvi uscire, perché tanto voi contate poco, e quindi lui può portare avanti l'azienda come vuole. Quindi non siete ingombranti, l'azienda la gestisce lui, non venderà mai l'azienda, campa bene, ha il suo utile, ha il suo guadagno, vive bene, vive sereno, si compra la barca, sta bene così, ma voi rimanete impantanati in un investimento. Per i venture capital normalmente in questi casi si fa il write off, il business angel rimane lì sperando che prima o poi succeda qualcosa, in genere non succede mai niente, se non andare a parlare con l'imprenditore e dire vabbè, senti, ridammi almeno i soldi o facciamo un deal, dammi qualcosa. Seconda regola: diversificare gli investimenti in differenti settori, e qui l'essere parte di un gruppo di business angel ovviamente aiuta. Quindi poi una regola della diversificazione credo che sia la prima parola che ho imparato quando sono andato a economia, no? Cioè diversificare gli investimenti è la regola d'oro, perché un settore può andare male, può avere uno shock,
ci può essere un problema di cultura, di leggi, di qualsiasi cosa che blocca un segmento e invece altri vanno bene. La regola del 1 hour commute, che tradotto può essere detto in investire solo in geografie controllabili, cosa vuol dire? Cercate di investire in qualcosa che voi potete in qualche modo tenere sotto controllo. Nessuno vi vieta o dice è sbagliato investire in una startup della Silicon Valley, ok? Ma la possibilità che voi possiate dare dei soldi come smart money a un imprenditore nella Silicon Valley è pari a zero. La possibilità che riusciate in qualche modo a incidere sulle sue scelte è pari a zero. La possibilità che questa persona, quando vi racconta in assemblea delle cose non particolarmente reali, voi non ve ne accorgiate, è altissima perché parla in un'altra lingua. Per quanto voi conosciate bene quell'altra lingua, non è la vostra. Ho fatto investimenti all'estero? Sì, li ho fatti. Alcuni sono andati bene? Sì, non è un problema. Però rendetevi conto che se volete fare realmente angel investing a tutto tondo, quindi con anche la parte di smart dei money, avere sotto controllo la startup in qualche modo vicina è molto più facile. Quarta regola, numerosità degli investimenti. È un investimento ad alto rischio, è un investimento di tipo statistico. L'IRR, che è l'indicatore per il ritorno dell'investimento medio dei business angel negli Stati Uniti, è del 28%, quindi un signor IRR, ok? Quindi si può guadagnare bene. Come sempre è il milione del pollo, c'è cioè, chi ha mangiato due polli e chi non ne ha mangiato. Però l'IRR del 28% non è, la probabilità di prendere quell'IRR non è equivalente se voi avete fatto pochi investimenti o tanti investimenti. Cioè se voi passate da 10 investimenti a 15 investimenti, la probabilità di successo, la probabilità di andare a prendere quell'IRR così alto, passa dal 50 all'80%. Quindi più investimenti fate, meglio è. E ovviamente dovreste avere un approccio statistico e emotivo, quindi piccoli investimenti, ma tanti investimenti, piuttosto che, ah no, questa mi piace un sacco, su questa ci metto un sacco di soldi. Perché se voi mettete sempre 10.000 euro su ogni investimento e ne avete fatti 9, e poi su uno, questa è bellissima, e ne mettete 100, se è quella che va bene, avete vinto. Ma se è quella che va male, avete perso, anche se una degli altri va bene. Quindi gli altri sono stati totalmente ininfluenti. Quindi o fate tutti investimenti da 100, fate tutti investimenti da 10, o fate tutti investimenti da 5, più o meno, perché poi anch'io ho una regola e poi delle piccole variazioni le ho fatte, ma di sicuro non sono passato da 10 a 100, ok? Quindi pochi, cioè piccoli, piccoli relativo, nel senso considerate il vostro patrimonio, dite nei prossimi 5 anni voglio investire 100.000 euro, ok, devo fare almeno 20 investimenti, sono 5.000 euro a investimento. Voglio investire 200.000 euro nel prossimo anno, faccio 20 investimenti da 10.000 euro e così via, ok? Ho continuato a dirvi rischio alto, la curva, approccio statistico, numerosità degli investimenti, poi se no rischiate un sacco di soldi, diversificate, se no perdete i soldi, solo una parte del proprio capitale, se no perdete i soldi. E allora giustamente uno dovrebbe dire, ma scusa, ma allora perché dovrei farlo? Ci sono alcuni motivi. Il primo è particolarmente emozionante, ok? È molto bello. È molto interessante, si vedono sempre cose nuove, si sta sempre alla frontiera, è particolarmente anche culturalmente valido, a mio parere, cioè ho imparato un sacco facendo investimenti. La seconda cosa è che aiutate qualcuno a crescere, se qualcuno di voi ha dei figli o ha avuto dei figli, sa quanto è bello vedere crescere un figlio, no? Quindi vedere un qualche cosa che cresce e lo avete aiutato voi, può essere un figlio, può essere un progetto, può essere un'impresa.
A me è capitato anche da consulente che facevamo dei progetti e poi li ritrovavo negli scaffali del supermercato o in giro per la città, e ovviamente è emozionante. Ancora di più se voi vedete, se aiutate una startup che cresce, di colpo vedete il suo prodotto nei tavoli dei ristoranti o da qualche altra parte. Altra cosa particolarmente bella è che non troverete più nessuno che vi dice non si può fare. Il tipico approccio di chi fa startup, o il tipico approccio di chi che dovrebbe avere chi fa startup, è: trovo la strada per fare questa cosa. C'è un ostacolo? Ok, devo capire come fare ad aggirare l'ostacolo. Non, oh cacchio, c'è un ostacolo, non si può fare. E se immagino molti di voi abbiano avuto carriera in azienda o sta facendo ancora carriera in azienda, quante volte vi siete trovati davanti il cliente, il fornitore, il vostro collega di un altro dipartimento che dice eh no, quello non si può fare, eh no, ma c'è la legge che dice non questa cosa, eh no, ma no, in 3 giorni è impossibile. Ecco, non vi capiterà più di trovare persone così, anzi troverete sempre persone che accettano la sfida, anzi più è sfidante meglio è. Se vi appassionano le letture, per le letture estive, se vi appassionano le biografie e vi leggete la biografia di Elon Musk, direi che lì trovate l'esemplificazione del fatto che per lui nulla era impossibile. E infine potete fare guadagnare tanti soldi, perché comunque alla fine stiamo parlando di investing, ok? Quindi questo è, non dimentichiamocelo, un modo per allocare del capitale in un asset particolare, quindi non va dimenticato il fatto che non stiamo facendo per fare beneficenza, ma lo stiamo facendo per investire i propri soldi. Perché non ce lo dobbiamo dimenticare? Perché poi bisogna applicare delle regole per riuscire a gestirlo al meglio. Tipica domanda che mi arriva, e visto che voi siete tutti in remoto e non me la potete fare, me la faccio da sola: ma come fai a scegliere una startup piuttosto che un'altra? E normalmente a questa risposta lo sentirete dire 1000 volte che ci sono solo 3 criteri per scegliere una startup: il primo è il team, il secondo è il team e il terzo è il team. Perché si dice così? Perché il team è veramente la parte più importante, non è l'unico ovviamente, c'è il team, c'è l'idea e c'è il mercato. Ma quando vi viene detto che il team è importante, o quando vi viene detto l'idea non conta nulla, è la realtà. Cioè, una fantastica idea senza un team in grado di scaricarla a terra, di realizzarla, non è niente, è solo un'idea. Un team valido che si adopera per trovare la soluzione, anche con un'idea schifosa, prima o poi la fa funzionare. Prima o poi qualcosa tira fuori, ok? È chiaro che poi tutto questo deve avere un mercato di fianco, quindi un cliente che è interessato a quell'idea. E spesso quando lo racconto alle startup che acceleriamo, c'è un blog che si intitola La tua soluzione non è il mio problema. Cioè, quante startup avevano delle soluzioni per dei problemi inesistenti o dei problemi non reali o dei problemi che la gente bypassava in altro modo, molto più comodo, molto più efficiente, e quindi non hanno mai funzionato. Quindi ci deve essere anche il mercato, ci deve essere il cliente, ok? Li passo velocemente, poi ci si potrà approfondire, anche perché ormai il tempo vedo che scorre molto veloce. Allora, team. L'espressione più corretta che mi piace dire di un team, del founder team, è che devono essere frugali, ok? E avere passione per il proprio progetto. Allora, mission driven, sono ad essere molto focalizzati su quello che vogliono fare, quindi difficilmente, è un eufemismo, non investo se non c'è un team focalizzato su quell'azienda. Cioè, se mi arriva uno che mi dice: ah, io ho un'azienda che fa
20 milioni di fatturato e adesso ho fatto partire questa startup. Ho capito, ma chi è che segue la startup? Perché se tu sei CEO di un'azienda che fa 100, 200 milioni di fatturato e anche solo due, devi stare dietro a quella roba lì. Chi è che segue la startup? Quindi io voglio un team che sia focalizzato, che sia frugale, che sappia ottenere il massimo col minor numero di risorse impiegate, ok? Quindi non che spende e spande. E infine che abbia grande passione, capacità di sbagliare, imparare e riprovare senza perdere l'incentivo. La passione è fondamentale, il team non deve demordere alla prima occasione, perché la prima occasione è dietro l'angolo. Ci vuole qualcuno che abbia la sana follia di continuare a insistere, di continuare a provarci, ok? Deve essere un ottimo comunicatore perché innanzitutto deve convincere voi quando fa il pitch, ma subito dopo che ha convinto voi e voi gli avete dato i soldi, dovrà convincere i clienti, dovrà convincere i fornitori. Quindi deve essere una persona che è in grado di convincere gli altri che la sua idea è l'idea vincente, che sua azienda e la sua soluzione è quella che funziona. Ok? Non ultimo, dovrà convincere delle persone, delle risorse a lavorare per lui, che è una startup che non ha possibilità con un altissimo tasso di rischio, che paga poco, che lavorano tanto e deve convincerli che è una figata. Ok? Quindi sicuramente la capacità comunicativa è fondamentale. E è capace di costantemente generare nuove idee, cioè il fatto di imparare dagli errori, trovare una soluzione, c'è un nuovo problema, ne trovo un'altra, cambio l'idea, vado avanti e sono molto rapido nel fare l'execution, cioè è un continuare, try, cioè è un continuo, un'iterazione, ok? E ci vogliono persone che siano smart, cioè non ci vuole il ricercatore che studia un problema per 10 anni, ha trovato la soluzione, me la porta e la pratichiamo. Perché quella soluzione, quando poi andiamo sul mercato, avrà un altro problema e non posso aspettare che lui lo studi per altri 10 anni. No? Devo avere uno che nel giro di 2 giorni mi trova una soluzione, mi porta la soluzione sul tavolo. E sbaglia, è capace di sbagliare, capace nel senso di è capace di riconoscere gli errori che fa, ma impara velocemente dagli errori, si rialza e riparte. Ok? E soprattutto ascolta, comprende e applica rapidamente i consigli del business angel. Spesso si dice che un buon team founder, scusate, un buon imprenditore è quello che è coachable, termine osceno, che però rende bene l'idea, cioè che gli si può fare il coaching, che impara, che ascolta. Che non dice so tutto io, ok? Ma è in grado di recepire, ascoltare, recepire, mettere in pratica, elaborare e mettere in pratica. Idee. Spesso mi capita di fare la battuta che bella idea, l'hai avuta sotto la doccia, sappi che quel giorno lì si sono lavati in tanti prima di te, ok? Cioè, l'idea da sola ha poco valore, perché io ho sempre voluto andare nello spazio, ma non ho le competenze per farlo, mentre appunto Elon Musk ce le aveva. E quindi ci vogliono le idee che si possano in qualche modo applicare, scaricare a terra. Ma spesso si dice che bisogna avere un focus su idee buone che sembrano cattive. Cioè, non fermiamoci alla prima apparenza, perché se un'idea è bellissima, facile, semplice, probabilmente l'hanno anche avuta in tanti e probabilmente sono in tanti che lo stanno realizzando in quel momento. Avremo tanta competizione. Se un'idea sembra un po' complessa, ma poi alla fine si rivela valida, quella è quell'idea giusta, perché è quella cosa che è difficile da replicare, è difficile che un altro ci sia arrivato, perché non è semplice, perché non è immediata, ok? Quindi bisogna investire su quelle idee che tendenzialmente le ho sentite per la prima volta.
evitare le idee già viste. Attenzione, le idee che hanno già funzionato 2 anni fa probabilmente sono state replicate e difficilmente mi creeranno i multipli, il famoso 10 per che il business angel si aspetta. C'è un caveat a questo, il cosiddetto copycat. Noi viviamo in un'economia che tendenzialmente non è particolarmente innovativa, no? Soprattutto in alcuni settori noi arriviamo come mode, chiamiamole così, o come utilizzi anni dopo rispetto, o mesi dopo rispetto ad altri paesi come può essere gli Stati Uniti o il Giappone o altri. Quindi esistono degli imprenditori seriali, così come degli incubatori seriali e anche degli investitori seriali, che investono tipicamente nei cosiddetti copycat, cioè vado a prendere un modello di business che ho visto funzionare in un altro paese, lo prendo e lo replico paro paro nel mio paese, avendo cura di essere sicuri che non ci siano delle caratteristiche che fanno sì che quello nel mio paese non possa funzionare, no? Quindi se vedo che può funzionare anche nel mio paese, lo applico paro paro. Perché questo? Perché se ha funzionato negli Stati Uniti e io lo replico in Italia, la startup degli Stati Uniti, se va bene, sta andando bene, crescerà prima tutto e scalerà negegli Stati Uniti, poi tipicamente guarderà l'Inghilterra, perché questo è il suo modo di espandersi territorialmente, perché gli viene comodo per tematiche di lingue, e a quel punto guarda ai paesi europei, prima i paesi più grandi, quindi Germania e Francia, e poi gli altri paesi, tipicamente Italia e Spagna. Quindi noi abbiamo un po' di tempo per diventare abbastanza grossi, avere abbastanza mercato, tali per cui quando la startup americana, ex startup americana, guarda il mercato italiano, dice: ah cacchio, in Italia c'è già il competitor. Guarda, ha le processi e le procedure uguali alle mie. C'ha già 100.000 clienti, 200.000 clienti, 1 milione di clienti, sai cosa c'è? Lo compro. Quindi per un investitore in un paese come l'Italia il copycat è ideale, perché lo si fa veloce, si arriva velocemente a una exit, la exit è vendo alla startup che si sta espandendo in Italia, e quindi può essere un grande vantaggio. Mercato, terzo componente, non dobbiamo guardare dei mercati grandi, ma dei mercati che potenzialmente diventeranno grandi. Perché questo? Perché se io guardo a un mercato che oggi è grande, quel mercato tipicamente sarà già occupato da dei competitor che magari non fanno quello che faccio io, ma sono abbastanza grandi da vedere che se io gli rubo delle quote di mercato, loro mi copiano velocemente e velocemente possono farmi fuori dal mercato. Se invece io sono in una nicchia di mercato, in un mercato piccolo, che però ha delle potenzialità, in quel mercato posso facilmente occupare una posizione dominante e poi crescere col mercato. E anche gli altri che entrano o gli altri che sono già presenti in quel mercato non hanno paura di me, perché tanto il mercato è in espansione, quindi non gliene frega niente di copiarmi. Io vado avanti per la mia strada, la torta cresce e io cresco con la torta, a parità di fetta. La mia torta cresce sempre, quindi mi conviene molto di più, no? Quindi molto più importante un mercato piccolo con altissimi tassi di crescita piuttosto che un mercato grande. Come faccio a vedere un mercato che è interessante? Alcune caratteristiche chiave che possono essere facilmente individuabili è se i clienti sono disponibili a pagare un premium price, se c'è un sistema di recurrency, no? Quindi tipicamente i servizi in abbonamento, perché una volta che io ho preso un cliente me lo tengo per un sacco di tempo, quindi spesso si dice: qual è il lifetime value del tuo cliente, no? Quanto è la vita media del tuo cliente? Sta abbonato al tuo servizio per 3 anni? Fantastico, vuol dire lo prendi una volta e sta con te 3 anni o 4 anni o 5 anni. E poi low customer dependency, ovviamente tanto più voi non dipendete da un cliente, tanto più siete voi che gestite il
il gioco, no? Quindi il mondo del consumer è più facile che non un mondo B2B, perché se è un B2B io ho solo due clienti, cioè io non so, sono negli anni 70 e produco freni per auto, e beh, solo al gruppo Fiat poi li vendevo, non è che potevo venderli a tanti, no? Quindi era poi la Fiat che faceva il prezzo, quindi ho poi un problema. Mentre invece se ho tantissimi clienti, ovviamente sono io che decido le strategie. Il pricing e le strategie. Dette tutte queste cose, alla fine dovete prendere una decisione. Prima di prendere la decisione, ci sono quattro domande chiave che potreste porre all'imprenditore. La prima è: qual è la motivazione che ti guida? Quello che dicevo prima, sul lungo termine, la passione è quella che fa la differenza, deve esserci una motivazione molto chiara e molto forte. Diffidate da quelli che, ma non sapevo cosa fare, ho fatto la startup. Tipicamente, ah no, sono uscito dalla società con la buona uscita, ho preso 3 anni di buona uscita, non sapevo cosa fare, ho fatto la startup. Ecco, quello non è proprio il vostro target. Poi, chi è il vostro target user? L'imprenditore deve sapere nel dettaglio come funziona il suo cliente, come funziona la testa del suo cliente. Spesso può essere lui stesso un utilizzatore, un cliente potenziale, perché deve conoscere il mercato a cui si rivolge. Qual è il feedback dei consumatori? Quindi, se la startup produce già ricavi, chiedere quanto ammontano, eccetera. Se la startup è pre-revenue, capire se hanno fatto una MVP, eccetera, oppure chiedere eventuali letter of intent da potenziali consumatori, se esistono. E ultima domanda che può sembrare un po' forte, ma è fondamentale, è in che modo diventerai monopolista? Cioè, la logica di una startup è: io faccio una cosa per diventare il più grosso, anzi, l'unico. Non devo avere competitor dopo. Diffidate da chi vi dice che non ha competitor quando sta partendo, perché ce li ha. Però come faccio io ad avere una unique selling proposition, a non essere replicabile? Ho un brevetto, ho dei segreti di tutti i clienti per cui non mi lasceranno mai, perché ho dei segreti inconfessabili di tutti loro. Qualsiasi cosa, anche la più bieca, purché abbia un valore forte che non permette ad altri di copiarlo, ok? E deve pensare come se lui volesse diventare padrone del mondo. Poi non lo diventerà, ma deve puntare a fare quello. Ok? Riassumo un po' qual è la logica dell'investitore professionista, e poi vado rapidamente su altri due punti in modo da poi lasciarvi qualche domanda. L'investitore professionista e business angel investe in molti deal differenti. Il deal deve essere perfetto, non l'idea imprenditoriale, quindi lui non si innamora di dire: ah, che bella questa startup, l'avrei voluta fare io. Non è questo che state cercando. Sa perfettamente che i suoi soldi, quindi i vostri soldi, sono fondamentali per la crescita. Investite per poter disinvestire, quindi voi volete rientrare dell'investimento in breve tempo. Non siete interessati al futuro dell'azienda sul lungo termine, cioè voi investite, fra 5 anni, 6 anni, uscite dalla startup. Avete realizzato il vostro investimento, quella startup viene inglobata da un'altra società e muore, non c'è più brand, non ve ne frega niente. Quindi diffidate da quell'imprenditore che ha dato all'azienda il nome di suo figlio o il nome del suo cane, perché difficilmente si separerà da quell'oggetto, ok? E vi dovete aspettare di moltiplicare il vostro investimento per 10. Siccome questa è la vostra logica, è quello che vi dovrebbe guidare, dovete sapere come fare a fare un deal. Quindi voi non conoscete il business, quindi dovete controllare la finanza, quindi dovete avere update su come sta andando i flussi di cassa dell'azienda. Anche se siete in minoranza, dovete avere dei diritti rilevanti che vi permettono di incidere sulle scelte aziendali, ma soprattutto sul poter vendere l'azienda, che è il terzo punto.
Quindi voi dovete avere dei diritti che vi permettono di poter vendere tutta l'azienda. E soprattutto dovete cercare di correre meno rischi possibili. Quando vedrete il term sheet con Milena Prisco, sono sicuro, conoscendo Milena, che vi racconterà di tutte le clausole che vi aiutano a correre meno rischi possibili, che a volte possono sembrare per l'imprenditore delle condizioni capestro, ma non lo sono. Sono proprio il modo migliore per allineare gli interessi di un imprenditore che deve continuare a gestire l'azienda e deve avere continuare il 90% e di un investitore che ci mette un sacco di soldi e vuole essere sicuro che quei soldi non vengano spesi al meglio e cerca di correre meno rischi possibili. Vi racconto velocemente i due trend topic, che sono i due trend topic che noi abbiamo, siamo andati a prendere con i nostri gruppi di business angel. Il primo è appunto quello dell'impact. L'impact investing è quell'area che vedete rappresentata qui in Bordeaux, non so se vedete il mio mouse, comunque, che è un po' l'incrocio fra quello che viene dal mondo a sinistra, il mondo dell'investimento tradizionale che poi è diventato sempre più responsabile, sempre più sostenibile e infine ha deciso che il proprio investimento doveva generare un impatto positivo e dall'altra parte un mondo che da sempre si era occupato dell'impatto positivo ma non si preoccupava dei ritorni di mercato, dei ritorni dell'investimento perché era la filantropia tradizionale. Dalla filantropia tradizionale si è passati alla filantropia la venture philanthropy, quindi dei filantropi che dicevano sì, ok, io ti do i soldi, però voglio vedere come li spendi e almeno ritornami il capitale fra 3 anni in modo tale che io lo metto da qualche altra parte. Questi due mondi si sono incontrati in quello che viene chiamato impact investing. Esistono ancora un po' due anime, no? Quelli che vengono chiamati impact first, dove diciamo voglio avere un ritorno all'investimento, ma non mi interessa quanto. E quelli che invece vengono dal mercato, che dicono no, io voglio avere un ritorno, perché comunque sono un investitore primariamente e sono un investitore che investe nell'impatto e quindi voglio avere dei ritorni di mercato, se non anche superiori. Quello che noi diciamo sempre, la nostra filosofia, è che si sta passando un po' da quello che veniva chiamata la CSR tradizionale, no? Quindi un tempo per fare impatto, ho preso l'esempio dei Campesinos, no? Cioè dovevo donare qualcosa a qualcuno, no? Quindi avevo dei costi addizionali, dovevo evitare di inquinare, quindi mettevo un filtro prima dei miei depuratori e quindi erano dei costi. Avendo dei costi che erano addizionali, io dovevo sacrificare il mio ritorno dell'investimento e quindi dovevo fare un'analisi di costi-benefici se mi serviva o non mi serviva. Quello che noi chiamiamo filosofia Impact Hub, o comunque la nuova filosofia dell'impact investing, è no, ci sono oggi dei settori dove i clienti sono disposti a pagare un premium price e hanno un'elevata fedeltà proprio perché facciamo impatto. Non solo andare a produrre o comunque pensare in maniera sostenibile un'azienda, spesso vuol dire avere costi minori. Tutto questo produce maggiori margini e quindi maggiori ritorni degli investimenti. Ci sono diversi fondi che hanno dimostrato negli ultimi anni che questo è vero, cioè investire in impact è più vantaggioso che investire nei settori tradizionali. E quindi non è più un vabbè, investo impact, sono un po' filantropo, perdo un po' di soldi, però va bene lo stesso perché intanto ho fatto impact. No, investo impact perché voglio fare più soldi, ok? Sono in continua crescita, questo settore è un settore in crescita e le performance sono in linea o superiore all'attesa per il 91% degli intervistati che hanno fatto Impact Investing. Per questo abbiamo creato questo gruppo che si chiama Angels for Impact, oggi più di 80 soci, abbiamo investito negli anni oltre 4 milioni e mezzo, in oltre 45 startup, abbiamo fatto 3 exit e 4 write-off, perché vanno raccontate anche write-off, che non sono, non so, non è mai bello, ma ci sono, quindi è giusto dirlo. L'altro topic molto importante è il mondo delle donne, il tema della gender equality. Ci sono due tematiche che abbiamo affrontato di gender equality. Uno è il lato delle startup e uno è il lato delle business angel.
lato startup ci siamo accorti che le startup femminili sono minoritarie, quindi solo il 20% delle startup sono fondate da donne, ma fanno più 10% dei ricavi e hanno più 75% di probabilità di essere delle fastest growing companies, quindi tendenzialmente sono aziende che funzionano meglio, ok? Ciò nonostante ricevono il 50% di investimenti in meno. E questo è un gender bias, un gender gap che va colmato. Quindi di nuovo, dal mio punto di vista, c'è un duplice aspetto, ovviamente io guardo all'impact perché lo ritengo un valore, così come guardo al gender equality perché lo ritengo un valore, ma cerco di trasmettere a tutti che oggi è un'opportunità di mercato, perché è solo il mercato che ci fa coprire questi gap, ok? E quindi questo è un altro settore dove si può investire, dove ha senso investire, quindi investire in startup al femminile. E ci siamo accorti anche che c'era anche fra i business angel un gender gap, quindi le business angel donne erano poche, ma tendenzialmente performavano meglio. Infatti, Golden Seed è stato per anni il miglior business angel group negli Stati Uniti ed è un gruppo che è nato come gruppo di business angel donne che investiva in startup al femminile. Proprio per questo, insieme ad AXA, abbiamo fondato Angels for Women, sono circa 60 socie. Non più solo soci, ma anche soci, perché da statuto noi abbiamo detto, inizialmente erano solo donne, quindi a parte io e l'amministratore delegato di AXA, che era l'altro uomo, che abbiamo fondato questo gruppo, le altre co-founder erano 20 business angel donne e abbiamo a statuto che comunque la maggioranza, possono entrare anche gli uomini. Ma la maggioranza deve rimanere femminile, cioè vogliamo che rimanga una maggioranza di donne business angel e comunque il focus rimane quello delle startup al femminile. Chiudo ringraziandovi e prima di salutarvi vi parlo un secondo senza slide di incentivi. Gli incentivi fiscali in Italia sono stati un driver, così come lo sono stati in altri paesi. Oggi investire in startup innovative vuol dire avere una detrazione, una deduzione d'imposta pari al 30%. Ovviamente questo inizialmente era il 18%, poi è passato per le startup a vocazione sociale al 28, poi è stato a un certo punto è stato tutto uniformato al 30%. A un certo punto si è parlato del 40 che poi non è passato. Perché non è passato? Perché questa agevolazione viene considerata comunque aiuto di Stato, ok? Quindi tenete conto che questo tipo di agevolazione è sempre soggetto alla finanziaria e la finanziaria deve poi passare al vaglio della Comunità Europea. Quindi ad oggi il 30% è quello che è consolidato. Hanno richiesto di aumentare al 50%. Alla fine il modo con cui si è ottenuto il 50% è farlo rientrare solo per alcune situazioni, quindi ne possono usufruire solo le persone fisiche e non le persone giuridiche. E questo incentivo, cioè se viene garantito il 50% all'investitore, la startup mette quello come se fosse un incentivo nel regime, nel famoso de minimis, che forse qualcuno lo conosce, che è una startup, sono degli aiuti di Stato che uno può ricevere appunto in questo regime che si chiama de minimis, fino a un massimo di 200.000 euro in 3 anni. Quindi è abbastanza farraginoso e poche startup poi alla fine lo riescono a mettere in piedi. Quindi dimentichiamoci per un attimo il 50%, qualche volta capita, ma dimentichiamocelo. Anche perché se ci focalizziamo sul 50 e poi ci arriva al 30, dice, no, cazzo, al 30 che sfiga. Il 30 è un ottimo incentivo fiscale, cioè trovatemi un investimento che oggi vi permette di dire, ok, investi 10.000 e ti detrai 3.000 euro. Non esiste, ok?
Quindi focalizziamoci sul 30% che è già una cosa fantastica e utilizziamo quello. Ovviamente può essere utilizzato solo se si fa un investimento in startup innovative o PMI innovative. Quindi dovete essere sicuri che la startup sia iscritta al registro delle imprese. Sono andato un po' lungo, però ho finito e credo siano rimasti 5 minuti per le domande. Sì, se avete delle domande, ragazzi, potete scrivercele in chat e noi risponderemo Marco risponderà a tutte le vostre domande. E tra l'altro mi chiedevano, Marco, Le slide, sì, sì. possiamo girarle? Ok, perfetto. Vi arriveranno via mail, quindi non vi preoccupate. Ok, sappiamo che c'è sempre un momento di timidezza all'inizio. Quindi non siate timidi, è il messaggio che voglio inviarvi in questo momento. E nel frattempo che diciamo, arrivino queste domande, io ci tengo a ringraziare i partner che hanno contribuito, che tra l'altro Marco ha nominato anche prima, che hanno contribuito a creare questa serie webinar che sono Confindustria Bari BAT, Angel for Impact Italia, Angel for Women e Impact a Bari. Oltre che i partner di Sprint, perché come ho detto prima, questo webinar si inserisce all'interno della programmazione Sprint Lab 2021 e quindi un ringraziamento doveroso va anche ai nostri partner che ci supportano in tutte queste attività, che sono Master Italy, Planet Tech Italia, Megamark, Fondazione Vincenzo Casillo, ITS Logistica Puglia e Programma Sviluppo. Nel frattempo, anche Impact Hub Milano mi suggeriscono dalla regia. Grazie, regia. Anche Impact Hub Milano, sì, è sponsor e partner di questo evento. Nel frattempo Luca ci scrive, fa un ringraziamento a Marco per l'ottima overview e ti chiede quali sono le risorse che consigli di guardare per ottenere spunti e crearsi una cultura sull'argomento. Allora, purtroppo mi viene da dire guardate un po' all'estero. Allora, non voglio sembrare esterofilo né parlare male dell'Italia, però, e prendete per buono, cioè prendete insomma con le pinze quello che vi dico. In Italia ci sono un sacco di riviste che parlano di startup, da Startup Italia a... A parte poi ci sono i gruppi IBAN, eccetera, eccetera, Digital 360, ci sono veramente tanti economia app che parlano di startup. In Italia, però, ve lo segnalo perché così imparate a leggere quelle cose con un filtro: c'è tanto storytelling, cioè si parla tanto di alcune startup e altre hanno molta poca visibilità, e alcune startup sono state raccontate molto di più di quelle che sono le reali potenzialità di quelle cose. Avere quindi la possibilità di guardare anche all'estero è sempre molto, molto utile. Y Combinator, che è il più grosso gruppo, il più grosso incubatore acceleratore al mondo, è anche più performante, ha una parte di, ovviamente sta nella Silicon Valley, ha una parte di webinar gratuiti che fa dei corsi, quando fa il demo day prima ci si può iscrivere per capire quali sono le regole del gioco, alcuni spunti li ho presi proprio da un loro webinar seguito anni fa. Se vi capita, guardate al mondo che sta al di là dell'oceano, se non altro perché hanno iniziato a fare questo mestiere 20 anni prima di noi, quindi ne sanno un pochettino di più. Poi, ripeto, in Italia c'è tanto e ci sono tante persone valide che potete seguire, che potete fare, però se le leggete un po' avendo visto anche quello che succede all'estero, secondo me avete un filtro migliore per evitare di perdervi un po' lo storytelling, un po' i fronzoli e andare più sul contenuto di quello che rimane. Poi ci sono io più che leggere un libro sul Business Angel, preferisco leggere un libro delle biografie dei grandi imprenditori. Quella di Elon Musk è sicuramente molto interessante, ad esempio. Poi Ok. vedevo, leggo io?
Allora, mi sono saltata la domanda di Giuseppe Scapola, scusa Giuseppe, non volevo saltarti, che chiede se puoi parlare al volo di qualche esempio di write-off. Ma sai, non è che c'è molto da dire. Gli esempi di write-off avvengono per diversi motivi. Può capitare che dopo un paio d'anni ci si rende conto che non c'è il mercato, quindi proprio non funziona, e quindi è inutile perseverare. In quel caso, meglio fallire il più velocemente possibile. Se non c'è un pivoting da fare, pivoting vuol dire cambiare leggermente la strategia dell'azienda, cosa che tantissime aziende hanno fatto, cioè a volte lo racconto, non tutti lo sanno, ma YouTube è nata come piattaforma per il video dating, un po' ante litteram rispetto a Tinder, e non aveva avuto lo stesso successo, e quindi ha girato sul produrre contenuti propri, ma quindi YouTube voleva dire che raccontavi te stesso agli altri per incontrarli, quindi ovviamente poi ha fatto un pivoting che tutti conosciamo. Altre volte ci è capitato, sono stati fatti degli errori dagli imprenditori, a volte sono stati fatti degli errori di crescita, a volte anche di raccolta. Una delle startup di cui sto facendo il write-off adesso, in realtà era andata sul mercato per raccogliere più di 15 milioni a 30 milioni di valuation, in Italia non li ha trovati, e dopo un anno che era in giro è diventato un problema, e nel frattempo però aveva accumulato debiti, pur essendo una realtà che potenzialmente sta funzionando, cioè fattura adesso che è stata ceduta praticamente, quindi noi abbiamo fatto write-off perché è stata ceduta a un valore per cui non abbiamo nessun rientro, ma fattura più di 7 milioni di fatturato in crescita. Quindi, però il problema è che aveva bisogno di molti più soldi per finanziare la crescita, e lì c'è stato quindi alla fine un overview, un write-off, scusa. Ok, passiamo alla domanda successiva. Sì. Ok. Un pre-seed con TRL 4 nel Travel Tech. Abbiamo vinto il Global Startup Program UK. Vorrebbero ottenere le equity in Italy con qualche smart BA. Potete parlarne? Roberto Stagnetti di WoFactor. Va bene, mandami una mail, ne parliamo senza nessun problema. De Ok. detta così. Ok, va bene. Dice grazie. Prego, prego. Perfetto. Simone invece ci scrive: lato startup, a che valore pre-money della startup consiglieresti di raccogliere e quindi diluirsi capitale che va dai 5K Un a milione. un milione? Sì, sempre dal punto di vista della startup. Ma non mi hai dato molti elementi, nel senso che se non sbaglio, Giovanni vi racconterà come si fa a strutturare una cap table nei vari round. Diciamo che in generale non è mai prudente diluirsi di più del 20-25% nel primo round. Quindi fai i tuoi conti: se raccogli 500K, dovresti essere sui 2 milioni. Però dipende molto, dipende se poi devi fare degli altri round oppure no. Cioè, se quello è l'unico round che devi fare, a parte che magari ti consiglierei di spezzarlo, ma se comunque quello è tutto di quello di cui hai bisogno, teoricamente ti puoi diluire molto di più, ti puoi diluire anche del 40%. Quindi dipende molto. Poi dipende anche in che settore sei. Una startup biomedicale ha dei valori pre-money che sono molto molto differenti rispetto ai valori pre-money di una digitale, per esempio. Perché? Perché i multipli che ci stanno al momento dell'exit sono completamente diversi, e quindi molto dipende anche da tanti fattori. Però spero di averti dato degli spunti. So che però Giovanni vi parlerà un po' della cap table, quindi magari ti darà altri spunti la prossima volta. Ok, Simone ti ringrazia.
Grazie a te Simone per la domanda. E ci sono altre domande? Ok. Va bene, direi che non ci sono altre domande, il pubblico ha così decretato. E io colgo l'occasione, Marco, per ringraziarti ed è stato veramente molto istruttivo e ovviamente esaustivo, come sempre, tutto il webinar. E vi ricordiamo che la prossima settimana, martedì, sempre ore 18:30, ci sarà il secondo appuntamento in cui parleremo di valutazione e negoziazione con Giovanni De Caro. Il link per il prossimo webinar lo trovate sempre nella mail che avete ricevuto di conferma di iscrizione. In ogni caso, noi vi manderemo una mail il giorno stesso, mezz'ora prima, per ridarvi il link. Quindi io vi ringrazio tutti e Marco, grazie ancora a te per essere stato grazie con noi. A voi. Ne approfitto, farei un mini spot pubblicitario, nel senso che no, venerdì facciamo il nostro Demo Day, per cui se c'è qualcuno di voi che vuole vedere qualche startup interessante, ben venga. Poi darò a Diego il link, ci pensate voi a te. Sì, infatti, vi inviamo tutto insieme alle slide, vi inviamo anche il link per partecipare al Demo Day di venerdì. Perfetto. Grazie a tutti. Grazie a voi. Buona serata e buona partita a tutti.